molti di voi sapranno, io amo la skincare, io amo tutto quello che riguarda buttarsi in faccia della roba e sperare di ottenere dei risultati almeno decenti. Ci sono stati dei periodi oscuri della mia vita, io compievo dei veri e propri massacri a questa faccia. E sì, gli unici massacri non li hanno fatti i chirurghi plastici, ma li facevo anch'io. Però non preoccupatevi, perché in questo video io dividerò letteralmente la mia faccia in due metà. In questa parte userò tutta quanta la skincare che io usavo da adolescente. Raga, ho trovato letteralmente alcuni degli stessi prodotti, tra i quali uno fondamentale. Mentre da quest'altra parte userò la skincare che sto usando adesso, che mi sta piacendo e che è giusto un filo più ampia. Già, è una maniera elegante per dirvi che quando ero adolescente praticamente avevo tre prodotti che usavo, che facevo per tutto quanto, mentre adesso ne ho 79 e sto cercando di ottenere gli stessi risultati. Tra l'altro da Hello Body mi è arrivata la loro nuova collezione, che è quella alle rose, raga. E mi sta piacendo veramente un sacco, perché anche se esce oggi, io in realtà l'ho avuto in anteprima perché sono una celebrity. No, in realtà non mi si cacca proprio nessuno. Però non me l'hanno mandata in anteprima 10 giorni fa e la sto provando, è veramente carinetta. E sono stati anche così gentili le ragazze di Hello Body che mi hanno dato uno sconto per questo video. E vedrete vari prodotti di Hello Body in questo video, che è Zagato 40. Vi darà il 40% di sconto su tutto il sito, spendendo un minimo di 49 euro, quindi è top. Però sta collezione qua che l'ho provata, ci sono proprio delle chicche, è a base di rosa. Tra l'altro il profumo non sa di rosa, sapete che la rosa a me mi dà un po' sempre l'idea di essere un po' vecchierella, nonnina, e invece sta tipo di foglie di tè, che è dedicata alle pelli grasse e miste. Hanno più che altro come ingredienti acido salicilico e acido glicolico, e questi due acidi sono pazzeschi perché esfogliano sia la parte esterna della pelle che quella interna, quindi aiutano se magari hai l'acne, hai il punto nero, hai un po' le macchiette, top. Ci sono tre prodotti per ora: la crema giorno e notte, questa qua è la Rose Velvet, ed è super 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 carina perché è a base di olio di rosa, dà un effetto che tipo tira via le macchie, un po' cicatrizzante. Tra questi il migliore secondo me fino adesso è il siero. Il siero si chiama Rose Divine ed è a... gonna swing, bro. Non si è rotto. Comunque il siero è carinissimo perché è molto potente secondo me. Infatti bisogna tenerlo in posa almeno 10 minuti e poi ti metti una crema normale. È più denso del solito e avendo questi acidi va perfetto per chi ha l'acne, un po' di imperfezioni, e si può usare anche nella schiena o solamente nell'imperfezione. Cioè proprio prendi la goccetta, tac, frick, frack e via si svolazza. È il Rose Effect, è il detergente viso che è a base di argilla rosa e con i microgranuli. È perfetto per chi ha tipo una pelle mista. Questo qua è proprio magico, carino. Date un'occhiata al sito di Hello Body, vi ho messo anche il codice sconto, tutte le informazioni le trovate giù in info box. Comunque partiamo dalla detersione. Io quando avevo 14 anni ho scoperto questa cosa e vi dico la verità, io pensavo che fosse l'oggetto più geniale della terra, perché si chiama Pure Active 3-in-1 argilla e letteralmente fa da detergente, da maschera per i punti neri e da maschera per il viso, raga, 3-in-1. Questa roba qua io lo uso per tutto praticamente, il salvavita. Però sono passati tanti anni e lo vendono ancora, è lo stesso identico e io lo amavo questa roba qui. L'unica cosa che ottenevo con questo prodotto, sapete cos'è che era? Scarnificarmi completamente la faccia. Comunque partiamo dalla detersione con sta roba qua. Madonna, lo stesso identico odore, raga. Nella mia testa ero convinto di avere la pelle grassa, ma io non avevo la pelle grassa. Letteralmente era una mia convinzione mentale. E quindi mi riempivo di questa roba, che ha anche dei granuletti all'interno, che ti fa tipo un leggerissimo scrub, ma proprio una roba leggera, leggera, invisibile. Mentre per la skincare che uso oggi, non c'è un giorno che passa che io non uso questo coso qui. È il Coco Fresh di Hello Body, ne avrò usate 100 milioni. È leggero, ma ti deterge la faccia. È profumato al punto giusto da non dare allergia, mentre questa roba qua già mi brucia la faccia. Mamma mia, questa roba qua brucia un sacco, raga, questa qua di Garnier. Cioè sento che è troppo aggressiva per il mio viso, ecco, capito? Mentre qui è veramente molto idratata, con questa roba qui veramente è terribile la situazione, mamma mia. Io uso questa roba tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Ovviamente dopo questa detersione io farei un attimo di idratazione, però visto che siamo qua possiamo fare anche una leggera maschera. Io ultimamente, per quanto riguarda le maschere, preferisco idratare proprio pesantemente. E questa qui è una maschera che sto provando ultimamente, che si chiama Rose Face Mask di Fresh. Ed è una maschera idratante a base di rosa. A me piace molto perché è leggera, si può fare tutti i giorni, non è quell'idratante che tipo è fastidioso, che ti ingrassa la pelle. Secondo me va bene per tutti quanti. La tieni in posa per 5-10 minuti e poi a posto, sei finito. Mentre per l'altra parte della faccia, torna lei. Sì, perché raga, io, quando vi dico che la amavo, questa per me era Dio.
questo era Gesù Cristo venuto direttamente dall'alto. Io la veneravo come se fosse stato veramente una parte di me. Io non li odio mica i signori Garnier, fanno anche dei buonissimi prodotti, ma mi viene da piangere, sappiatelo. Io tanto sto morendo. A 16 anni purtroppo la mia concezione di skincare era quella di tirare via qualsiasi rimasuglio di idratazione che ci potesse essere, perché in quella maniera potevo evitare l'acne. Ne compravo talmente tante perché ho paura che tipo non fosse più disponibile a un certo punto. Diciamo che è difficile. Se quella di Fresh la lascio in posa per 10 minuti, ma tanto è idratante, questa io la lasciavo in posa finché non diventava letteralmente cartone. Ed è contro qualsiasi logica e penso che sia anche contro la Costituzione italiana. Ok, ho tolto le maschere e vi giuro, io vi vorrei far sentire la differenza. Qui abbiamo carta vetrata, qui abbiamo una pelle idratata e il bruciore che mi fa questa parte è come se avessi tipo della menta in faccia. Lo riesco a paragonare a quello. Se volevo darmi un attimo di tono e provare qualcosa di particolare, compravo queste. Sono letteralmente delle maschere monouso al veleno di vipera. E quindi mi sono chiesto, ma cosa fanno? La spremono la vipera dalla bocca e gli tirano fuori il veleno. E quell'altra invece illuminante oro 24 carati, che secondo me ci sarà tipo una roba infinitesimale di oro. Ormai da circa un anno e mezzo, ma anche di più, idea, io uso sempre un tonico, quello di Mario Badescu, poco costoso perché costa tipo 7 euro questo, è molto rinfrescante, molto idratante, a me piace un sacco. Questo qua è l'aloe con l'acqua di rose. Al tempo ovviamente io non mi sarei mai sognato di usare una roba del genere perché lo trovavo una roba allucinante, ma usavo un tonico che non ho più trovato e vi metto qui una foto, che era alcol puro, sempre di Garnier, e raga era talmente tanto alcolico che dicevo mi bruciavano gli occhi quando lo usavo. Dopo quel tonico a base di alcol ovviamente io mi sentivo giusto un filo desertico, il Sahara avevo in faccia, quindi ovviamente andavo con una crema idratante, o almeno ci provavo ogni tanto, mi concedevo questo lusso perché nella mia testa comunque crema idratante voleva dire pelle grassa. E ovviamente io compravo tutto quanto di Garnier perché nella mia testa Garnier era quello che faceva i brand per giovani più interessanti. Non ho trovato la stessa crema, però probabilmente era una cosa molto simile. Questa qui si chiama Garnier Skin Active col 96% di origine naturale. Quando io leggevo scritto robe tipo bio, 96% naturale, solo ingredienti naturali, no parabeni, nella mia testa era tipo tu secondo me sei un oggetto di lusso. Cioè nella mia testa era questo ignorante. Comunque vabbè, ma sicuramente è anche una cremetta carina. Io non lo so, non ho guardato gli ingredienti, ma sicuramente è anche carinetta. È che non la usavo, io la crema non la usavo perché nella mia testa non capisco da cosa sa. Nella mia testa la cremetta era il male. Che bella consistenza, sa di plastica. Però un po' ricorda la crema che usavo. Oddio, una fonte di idratazione finalmente, raga. Oh, santo cielo. Al tempo, quando usavo la crema, me la concedevo, ne mettevo un filo, una roba proprio invisibile. Cioè, questa roba qua mi sarebbe durata per 100 anni, capito? Oggi non esiste che io mi metta una crema immediatamente, ma proprio non esiste, zero. Minimo mi devo mettere prima un siero o un olio, qualcosa che mi idrati ancora di più, perché se è molto idratata e comunque ci muoviamo, facciamo espressioni, è più difficile che restino i segni. Quindi io prima della crema metto sempre un olio. Il mio preferito ultimamente per quanto riguarda gli oli è Cara Rise di Hello Body. È un olio dorato che vi ho già menzionato in un video precedente e a me piace veramente veramente tanto. Altrimenti il mio preferito, ma lo uso più alla notte, anche se si può usare anche al giorno, è un siero di Estée Lauder. Non lo consiglierei a degli adolescenti onestamente, perché secondo me è un po' inutile, ma a me questo piace veramente tanto. È super idratante ed è uno di quei prodotti che proprio ti fa dire oh mio Dio, questo funziona. Dopo aver messo il siero, allora procedo alla crema. Io ho varie creme viso che uso molto 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 volentieri e mi piacciono un sacco, e soprattutto si differenziano tra notte e giorno. Ovviamente quando andavo a dormire io la crema non la usavo quando avevo 16 anni, perché era follia pure andare a dormire con una crema. Cioè proprio secondo me era una roba fuori da ogni logica. Se è giorno sto usando ultimamente questa crema che si chiama Hydra Beauty di Chanel. È veramente pazzesca. Cioè costa una follia per 30 ml, però raga ne vale proprio la pena. Io l'avevo provata per un campioncino, ma top. Dà proprio un effetto idratato e illuminato e ha questo leggero profumo di camelia, buonissimo. Cioè vedete che effetto illuminato che dà? E secondo me una pelle idratata è sempre bella da vedere. Cioè anche se è un po' lucida è meglio che vedere una pelle completamente secca, perché comunque ti dà tipo un aspetto vivo. Cioè si vede proprio la differenza secondo me, non lo so, io la noto. E forse in telecamera non rende tanto, però io vedo proprio una linea netta.
Altrimenti c'è sempre la mia crema del cuore, che è la Coco Day. Questa qui è di Hello Body. È qualsiasi persona che la prova si trova bene con questa, perché è idratante, è leggera, va bene secondo me sia per pelle grasse che per pelle miste. Per pelle secche forse è un po' troppo poco idratante, però se avessi avuto 16 anni questa qui l'avrei amata assolutamente, perché è proprio giusto giusto idratante. Se invece devo andare a dormire, queste qui non le uso perché sono poco idratanti. Però ho in alternativa la Coco Soft di Hello Body, che è la versione più idratante di Coco Day. Altrimenti ho questa che è di Estée Lauder e si chiama Nightwear Plus. È già la seconda volta che la ricompro. Mi piace molto, è molto 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 idratante. Cioè se mettete questa aspettatevi di andare a dormire con una patina in faccia che non si seccherà fino al giorno dopo. Quindi dovete dormire tipo dritti, tipo stile mummia, zombie, Dracula. Se spendevo 4 euro per una maschera e mi sembrava di aver speso praticamente lo stipendio di una persona, il contorno occhi era la cosa dove io spendevo più soldi in assoluto. Ed è allucinante, perché che cacchio di bisogno hai del contorno occhi a 16 anni, non lo so. Però io compravo tutti i contorno occhi più costosi che trovavo al supermercato, perché era l'unica mia fonte di acquisto per quanto riguarda la skincare. Era letteralmente una cosa orribile, raga. Lasciamo una patina collosa negli occhi, inutile, brutta, 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 brutta. Li abbiamo talmente tanto che mi risparmiavo anche in tutta quanta la faccia, perché secondo me era geniale. Ho trovato un prodotto al supermercato che sicuramente avrei comprato, che si chiama Olas Eyes Illuminating Eye Cream, ed è una crema per contorno occhi illuminante. Wow! Ma che meraviglia! Beh, io l'avrei amato questa roba, probabilmente ne avrei comprate 7. Riduce visibilmente le occhiaie, non le ho mai avute. Ho tutti quanti i difetti nel mondo, ma non ho le occhiaie per fortuna. Però io ho convinto di averle, quindi adesso lo proveremo, ragazzi. Sono stracurioso, perché dice che effettivamente in 3 secondi ti illumina lo sguardo. Primo uso non è terribile. Però devo dire la verità, che il contorno occhi che sto usando adesso costa la metà di questo qui, veramente, e è mille volte meglio. È questo di CeraVe, o di CeraVe, non so come si chiama, ed è un contorno occhi riparatore, è favoloso. L'ho trovato su Amazon, costa 10 euro forse. Poi si assorbe in 3 secondi, liscia proprio il contorno occhi e soprattutto non è un mascheramento del tuo contorno occhi, ma proprio tenta di nutrirlo. Cioè si vede proprio che questa parte è più sana, secondo me, vi dico la verità. Cioè inutile raccontarsela, questa parte della pelle è molto migliore, tutta illuminata, come se fossi veramente... E questo è tutto, ragazzi, fatemi sapere giù nei commenti voi cosa ne pensate, se vedete una differenza, se notate qualcosa. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, esce un nuovo video ogni martedì alle 15 e sabato alle 10:30, tutto il giovedì, ma questo non sarà nessuno. Vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao!